trovate a Toscana Parlamento il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Pausa estiva per l'aula di Palazzo del Pegaso che guarda però già a settembre i consiglieri di maggioranza e opposizione hanno messo in fila le priorità da affrontare al rientro dal periodo di pausa. Con la fine di luglio le sedute del Consiglio regionale della Toscana si fermano per la pausa estiva per riprendere il prossimo 12 e 13 settembre. I consiglieri regionali hanno tracciato un quadro delle priorità che saranno poste all'attenzione dell'Aula. Concludiamo la prima fase dell'attività prima della pausa feriale con un intenso lavoro che è appunto quello dell'approvazione del piano regionale di sviluppo del DEFRE e eh, riapriremo con eh, impegni altrettanto importanti uno tra tutti il eh, piano dei rifiuti che eh, ha avuto eh, un'importante gestazione nell'ambito della commissione che ha fatto un grande lavoro di audizione e a settembre ci troveremo a, a, ad affrontare eh, questo tema e ad approvare il piano. Avremo poi la proposta per quanto riguarda la realizzazione di Toscana Strade, ma poi inizieremo anche a ragionare del prossimo bilancio, quello che riguarda il 24. Le priorità per settembre, per quanto ci riguarda, spero siano infrastrutture e lavoro. La Toscana oggi è stato proprio argomento di dibattito in aula in questi giorni sul PRS. Il Partito Democratico sbaglia perché considera oggi la Regione Toscana una regione attrattiva per chiunque voglia venirci a vivere o a investire. E questo è vero, perché oggi la Toscana è una regione attrattiva. Ma dobbiamo pensare che le nostre infrastrutture sono già scadenti e obsolete oggi e chi oggi viene a investire in Toscana lo fa in nome di quel brand Toscana, di quella fama, di quella appeal che la Toscana ha in tutto il mondo. Pensare a un futuro, noi dobbiamo pensare a quello che succederà tra vent'anni. E siccome in vent'anni non si realizza nemmeno mezza infrastruttura con i ritmi della Toscana e dell'Italia, perché ieri il presidente Gianni ha, ha parlato di godimento nel veder partire la talpa dell'alta velocità a Firenze, la talpa doveva partire 17 anni fa. Okay? Quindi questi sono i ritmi delle costruzioni delle infrastrutture in Toscana. E allora se noi non mettiamo mano alle infrastrutture, oggi forse siamo attrattivi, ma tra vent'anni non lo saremo più per nessuno. E da settembre partirà in primis una discussione che è già iniziata in parte su quello che è proprio il piano dei rifiuti. Lo attendevamo da tempo e quindi su quello ci batteremo fortissimo perché appunto noi abbiamo una linea, una strategicità diversa su quelli che sono i servizi che la Toscana deve offrire ai propri cittadini e alle proprie imprese. Partire anche come centrodestra con una serie di proposte, tutto partirà con una conferenza, una delle prime conferenze programmatiche di centrodestra, indetta proprio dai tre capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ma non sarà l'unica, perché da lì partirà un progetto condiviso con tutti i nostri sindaci della Toscana, i nostri parlamentari e i nostri coordinatori, dove batteremo tantissimi temi dall'ambiente alla sanità, alle infrastrutture, alla cultura, alla scuola e allo sport. Per perché da lì partiranno le nostre proposte per Toscana 2025. È evidente che superato il piano regionale di sviluppo, un passaggio importante per la maggioranza riguarderà il piano dei rifiuti e non solo, sarà un settembre caldo, non soltanto climatico, perché dovremo definire e avere coraggio. Noi abbiamo chiesto che il piano regionale dei rifiuti sia un piano di sviluppo economico, un piano di carattere industriale dove il rifiuto diventa un elemento e un valore per la Toscana, non si deve soltanto smaltire, non si deve soltanto riciclare, ma si deve trasformare in energia, questa potrebbe essere una grandissima opportunità. Dentro il piano noi siamo disponibili a ragionare anche su un ambito unico regionale che possa fare di un fabbisogno unico regionale la possibilità di fare programmazione, quindi anche la localizzazione degli impianti diffusi su tutto il territorio regionale. La Toscana o pensa da Toscana in Rispetto a un, questo grande tema, o altrimenti perderà questa, questa sfida? Servirà coraggio, servirà capacità di assumersi responsabilità e di fare delle scelte. Noi siamo disponibili anche a una questione che in queste ore non si vorrebbe affrontare, cioè quella della localizzazione degli impianti. Serve dare risposte importanti non soltanto sulla termovalorizzazione, non soltanto sulla trasformazione del prodotto, ma anche sul riutilizzo di aree come quella per esempio di Livorno, che potrebbe essere ovviamente valorizzata dentro un percorso anche di riqualificazione e soprattutto di occupazione molto importante. Da settembre sarà fondamentale ricominciare il lavoro da dove è stato lasciato, e mi sento proprio di dire così lasciato, da questa giunta, cioè da quelle che sono le ambizioni messe su carta del PRS e del DEFR e che per essere implementate hanno bisogno di un deciso cambio di rotta ci sono tanti aspetti per combattere le disuguaglianze, tutte le questioni che riguardano l'edilizia residenziale pubblica la tutela del lavoro la bonifica dei siti, l'ambiente il ripristinare alcune leggi e soprattutto alcuni limiti che mettevano dei paletti all'utilizzo del suolo tanti aspetti su cui, tra, tra i quali anche il lavoro per la multi utility anzi contro questa multi utility e contro progetti scellerati come la terza torre di Novoli inaudita in un momento come questo e progetti anche come quelli che riguardano la tutela dell'ambiente, della qualità delle acque, le comunità energetiche, molti temi di cui questa giunta vorrebbe appropriarsi o lo fa sulla carta ma che in realtà non riesce a implementare, che sono stati portati avanti a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle e che continuiamo anche a portare avanti a livello territoriale, per la tutela di coloro che combattono contro le disuguaglianze e contro una Toscana che sia più equa, più giusta, veramente, non a due o tre velocità come purtroppo ci ha condannato a essere questa giunta. Rendi conto di metà mandato per una delle commissioni del Consiglio regionale della Toscana, è quella che pone l'accento sulle aree interne della nostra regione. 46 sedute, 15 proposte di risoluzione presentate all'Aula, 45 audizioni a due anni e sette mesi dall'istituzione. La Commissione istituzionale per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana, presieduta dal consigliere Marco Nicolai, ha appena ottenuto il rinnovo di metà mandato. I numeri e i risultati della commissione sono stati presentati a Palazzo del Pegaso. La Commissione Aree Interne è una delle novità più significative di questa legislatura. È un lavoro importante portato avanti dal presidente Nicolai, portato avanti da tutti i membri della Commissione. Un lavoro fatto di ascolto, di presenza sul territorio e di risultati concreti, perché in questi anni, due anni di lavoro, i risultati sono stati tanti, le risorse destinate alle aree interne, sono sono state significative e importanti e non nascono mai a caso. Sono frutto di un lavoro, di un lavoro serio, paziente, di tessitura e un lavoro importante che rende la Toscana più vicina, più unita. Lo dico anche ricordando il lavoro che io nella precedente legislatura feci per la commissione Costa. Eh, alzare la questione, l'attenzione sulla necessità di recuperare il divario che esiste tra le aree interne, le aree costiere o le aree eh, più marginali, le aree interne e quelle insulari è uno dei compiti che noi dobbiamo portare avanti. Nel luglio 2022 è aumentato il numero delle aree della Toscana nelle quali saranno messe in campo le azioni della strategia nazionale delle aree interne. Da tre sono passate a sei. Alle tre aree pilota precedentemente istituite, Casentino-Valtiberina, Garfagnana-Lunigiana-Media, Valle del Serchio-Appennino-Pistoiese, Valdarno, Val di Sieve, Mugello, Val Bisenzio, si sono aggiunte nella Toscana centro-meridionale Amiata Grossetana, Amiata Valdorcia, Colline del Fiora, Alta Valdera, Alta Val di Cecina, Colline Metallifere, Valdimerse, Val di Chiana Senese. Nelle audizioni sono stati sentiti esperti, personalità, rappresentanti delle categorie economiche, sindacali, amministratori locali per un confronto approfondito delle tematiche principali che riguardano le aree interne della Toscana. Tra i tanti temi affrontati, quelli relativi alla battaglia delle battaglie, il contrasto allo spopolamento nelle aree interne, montane e insulari. Nel rinnovo di metà mandato, la vicepresidenza riservata all'opposizione è passata a Massimiliano Baldini della Lega, in luogo di Luciana Bartolini che ha ricoperto l'incarico nella prima metà del mandato ed è rimasta comunque quale membro della commissione, di cui fanno ora parte anche Cristiano Benucci, Vincenzo Ceccarelli, Vittorio Fantozzi, Mario Puppa, Elena Rosignoli Elisa Tozzi e Donatella Spadi. Io mi trovo nella particolarissima condizione di essere entrato in Commissione Aree Interne e addirittura di ricoprire il ruolo di vicepresidente dalla, dalla metà mandato in avanti. Però nonostante questo posso affermare che ho seguito in questi mesi anche la Commissione Aree Interne che ritengo un punto di riferimento importante su un tema assolutamente strategico per far sì che tutte le aree della Toscana, anche quelle più difficilmente raggiungibili, abbiano pari opportunità. E mi sembra che il lavoro che è stato svolto in particolar modo da eh, Luciana Bartolini, eh, ma anche dall'intero gruppo, a partire dal Presidente, con il quale sicuramente collaborerò con piacere e coordinamento, sia un lavoro fatto davvero bene. In quest'ottica ritengo particolarmente importante sfruttare la Commissione Aree Interne anche sotto il profilo culturale perché la Toscana diffusa, il concetto di Toscana diffusa a maggior ragione negli ambiti dei luoghi, dei comuni, dei borghi più difficilmente raggiungibili spesso individuano una serie di tesori culturali che vanno valorizzati al meglio. La Commissione Are Interne è una realtà concreta che è arrivata ormai a, appunto a metà mandato e che diciamo ha fatto Passi avanti per far cercare di aiutare eh, nello sviluppo queste aree. Ci siamo interfacciati con i vari assessori abbiamo cercato anche tramite molte audizioni di capire quelli che sono i problemi, problemi di infrastrutture, problemi di sanità, perché spesso in queste aree mancano i servizi. E, ci sono aree che tra l'altro voglio dire eh, danno anche un grosso contributo anche alle aree eh, più vicine. Faccio un esempio, ci siamo interessati per esempio di un'indennità per i comuni sorgivi che poi sono quei comuni delle aree interne ma che danno acqua in qualche modo a tutti. Abbiamo fatto proposte di risoluzione, già alcune vi sono state dette e come aree interne ci siamo interessate anche di quelle aree interne particolari che sono appunto le isole del nostro. Arcipelago Toscano. Ci saranno dei cambi all'interno dei gruppi di Palazzo del Pegaso, in particolare la minoranza acquisisce un consigliere proveniente dalla maggioranza. Parliamo di Maurizio Sguanci, a questo punto ex Italia Viva. Mentre all'interno dell'opposizione stessa, dal gruppo misto, arriva Fratelli d'Italia Elisa Tozzi. L'opposizione in Consiglio regionale avrà un consigliere in più. È Maurizio Sguanci che dal gruppo di Italia Viva passa a quello di Forza Italia. Non cambiano gli equilibri per l'organo legislativo regionale, che può contare su una solida maggioranza di 23 seggi contro i 16 delle minoranze. All'interno dei gruppi si è poi registrato anche il passaggio di Elisa Tozzi dal gruppo misto a quello di Fratelli d'Italia. Tozzi ha iniziato la consigliatura nel gruppo della Lega. Eh, ho una esperienza diciamo, civica alle spalle. Io vengo dal territorio, ho fatto otto anni in consiglio comunale nel mio comune a Reggello, la mia è una storia diciamo, di battitore libero da sempre. È chiaro che nel momento in cui, eh, in quota, come posso dire indipendente, eh, sono entrata in questo Consiglio regionale pensando che si potesse fare un certo tipo di ragionamento politico, nel momento in cui questo ragionamento politico non trova una sponda adeguata. È credo normalissimo che poi come dire, ci si metta con i remi in barca e ci si guardi intorno, anche perché un anno e mezzo in politica è un'era geologica. Io ho rapporti buonissimi con i colleghi della Lega. Semplicemente occorre a un certo punto ecco, capire dove si vuole andare. E in questo momento io credo che eh, diciamo, l'apporto, quello che posso eh, diciamo, dare anche a questo partito, proprio nella prospettiva, ripeto, anche del Partito Conservatore Europeo, che è una sfida importante. Ed è tutto per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana si aggiorna con voi alla prossima occasione.